Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video di Calcio e Finanza. Ho appena terminato il video precedente in cui siamo tornati sul discorso bastoni. Se l'avete visto tutto, avete visto che nel finale ho avuto un impeto di agonismo, diciamo così. Oggi voglio tornare a parlare di Mandragora, perché l'avevo fatto già quest'estate quando la Juventus acquistò Mandragora. Voglio parlare di Mandragora perché alcuni tifosi della Juventus, una volta uscito il valore di Bastoni, hanno detto: vabbè, se l'Inter ha venduto Bastoni, ha comprato Bastoni per 31 milioni di euro, Mandragora all'Udinese è stata proprio acqua di rose. In più, poi si dice, in più, noi abbiamo il diritto di ricompra. Ragazzi, andiamo a vedere che cosa succede con Mandragora, perché il diritto di ricompra innanzitutto dovrà essere esercitato e nessuno ci garantisce che questo possa essere, sarà effettivamente esercitato dalla Juventus. Quello che posso dirvi io, che al contrario di Bastoni e dei giovani dell'Inter, qui parliamo di un ragazzo che comunque ha esperienza in Serie A, ha fatto un'apparizione in nazionale, quindi il valore di 20 milioni, che ci era sembrato comunque esagerato per un calciatore che fa cosa? Il difensore esterno, il centrocampista esterno difensivo, quello che è e che sta giocando attualmente panchinaro dell'Udinese, in confronto al valore di Bastoni è abbastanza accettabile. In realtà, ragazzi, non dobbiamo sottovalutare l'impatto di questa operazione, perché con calciatori venduti ne abbiamo avuti a bizzeffe nella storia del calcio italiano. Mandragora potrebbe essere un esempio di comunque sia un accordo che c'è tra le due società per realizzare una fonte di ricavo. Torniamo sempre allo stesso discorso, ragazzi. Allerta, ragazzi, a cessioni di calciatori effettuate nel giugno dell'anno di chiusura dell'esercizio. Qui parliamo di giugno 2018. La Juventus realizza una plusvalenza di più 14, venduto Bastoni, Mandragora all'Udinese per 20, quindi l'Udinese in questo esercizio non ammortizza nulla. Inizia ad ammortizzarlo nell'esercizio 18-19, ragazzi. Quindi nell'esercizio successivo l'Udinese avrà il down dall'acquisto di Mandragora. Voi direte, la Juventus ha messo un diritto di ricompra. Va bene, ipotizziamo che la Juventus voglia riacquistare questo calciatore dopo un solo anno e pagarlo 24. L'Udinese cosa succederà, ragazzi? Ovviamente la Juventus lo eserciterà a giugno 2019. L'Udinese andrà a realizzare cosa? Un 8 di plusvalenza. Perché? Perché lo vende a 24, lo aveva acquistato a 20, l'ha ammortizzato per 4, quindi è 16, lo vende a 24, 24 meno 16 realizza una plusvalenza di 8 milioni di euro. Anche qui, ragazzi, come potete vedere, con il diritto di ricompra effettuato, parliamo di cosa? Di una Juventus che è andata a anticipare in questo ricavo d'esercizio, qualora ci fosse stato un accordo dietro da Juventus Udinese per questa struttura, perché potrebbe essere stata un'operazione di mercato. Ho preso l'esempio Mandragora perché è stato un calciatore venduto ad un prezzo che ha fatto scalpore, ma questo discorso si può fare per qualsiasi calciatore con il diritto di ricompra. E sui diritti di ricompra, ragazzi, dovrebbero essere veramente tolti. Per come la vedo io, ragazzi, prestiti con diritto di riscatto, diritto di ricompra, le comproprietà sono state tolte, ma era un altro discorso. Qualsiasi tipo di contratto di cessione che ha delle formule diverse dalla cessione definitiva e dal prestito, secondo me andrebbe totalmente annullato, perché dà la possibilità alle società di mettersi d'accordo e di creare artificiosamente delle fonti di ricavo qui, per poi avere che cosa? Per avere il down da quest'altra parte, no? Parliamo di poi ammortamenti negli esercizi futuri per la Juventus, per gli esercizi futuri della Juventus, di quanto? Lo ha riacquistato a 24, 4.8, quindi 4.8 per 5 anni, ragazzi. Quindi la Juventus non è che non avrà un aspetto negativo dall'operazione, non è solo più, ragazzi, per dirlo semplicemente, ci sono dei costi che potranno essere riportati negli esercizi futuri. Quindi, ragazzi, vedete che anche in questo caso, come è stato per il caso Bastoni, l'operazione potrebbe essere stata posta in piedi per andare a creare in questo specifico esercizio una fonte di reddito che magari ti ha dato una mano nel momento in cui tu avevi una difficoltà. Poi per il futuro tu dici: io ho preso Cristiano Ronaldo, tra 2 anni ho vinto 3 Champions League, in 2 anni 3 Champions League, quindi avrò una fonte di ricavo eccezionale, perché
mi sarò, il brand sarà fortissimo nel mondo, venderò magliette in tutte le parti del mondo e non avrò problemi. Quindi anche per Mandragora, anche per Mandragora potrebbero, si potrebbe fare lo stesso discorso per gli affari Inter-Atalanta. È chiaro che è un calciatore che ha un'esperienza diversa rispetto a quelli che sono stati scambiati tra Atalanta ed Inter, quindi sebbene abbia suscitato un grande scalpore quest'estate, secondo me è un'operazione che dà molto meno all'occhio di altre operazioni che sono state effettuate. Mi dà questa operazione lo spunto per dirvi qualcosa, per dirvi che l'affare Bastoni mi ha illuminato anche su possibili schemi internazionali che ci sono tra grandi società per scambiarsi dei calciatori a dei prezzi elevati. Per esempio le società inglesi, che magari si scambiano dei calciatori a dei prezzi elevati per andare a sopperire a delle necessità di alcuni bilanci, per poi ovviamente posticipare gli ammortamenti a bilanci futuri, ragazzi. Se sapete di cosa stiamo parlando delle plusvalenze. La plusvalenza si iscrive come fonte positiva di reddito in un unico anno, e poi in 5 anni futuri tu avrai il costo degli ammortamenti. Ne abbiamo parlato in molti altri video, ragazzi. Se volete sapere di più sulle plusvalenze gonfiate, andatevi a prendere un video riguardo il Chievo, che è stato sanzionato per aver realizzato delle plusvalenze con il Cesena, quindi plusvalenze incrociate con il Cesena, gonfiando i valori e facendo poi fallire il Cesena, una società di cui ovviamente non si legge sui giornali, ma che aveva dei tifosi che sono stati totalmente presi in giro. A nessuno è interessato niente di quel caso. Si diceva, probabilmente qualcuno diceva, va bene, ma è furbo Campetelli a fare queste plusvalenze. Ecco qui, ragazzi, a che cosa portano le plusvalenze gonfiate: portano a dei ricavi che non esistono e che creano dei problemi a lungo andare nei bilanci. Ragazzi, spero di essere stato chiaro. Fatemi sapere se avete domande, iscrivetevi al canale, seguitemi soprattutto su Instagram. Ragazzi, è importante seguirmi su Instagram perché YouTube ha problemi seri in questi giorni. Ciao Tattico e ciao a tutti quanti.